Complimenti al Globo Esernia che si è salvato. Bravo al Venafro che in questi anni ha rappresentato con onore il Molise in cadetteria e in questa serie playout ha venduto cara la pelle portando la serie fino a gara 4. Grande prova di carattere per i ragazzi di Coach Cardinale che hanno vinto gara 1, perso il secondo match e sono stati capaci di vincere le ultime due partite giocate al Pala Pedemontana. Parte bene il Globo Esernia, il primo quarto termina con gli ospiti avanti nel parziale 17-30 sul tabellone luminoso, pubblico delle grandi occasioni per il derby salvezza. La particolarità del Pala Pedemontana sono gli spalti attaccati al parquet, è proprio il caso di dirlo, il pubblico sesto uomo in campo. La squadra di Coach Mascio cerca di mantenere la gara aperta, nel secondo quarto mette a segno 16 punti ma ne concede 22 agli avversari. Alla lunga sosta siamo sul 33-52, vantaggio importante per Carosi e compagni ma nel basket non irrecuperabile, Venafro ancora in gara. Nel terzo quarto il Globo Esernia mette la freccia, padroni di casa imprecisi, in difesa 33 punti realizzati dagli ospiti, solo 12 dai padroni di casa, il parziale di gioco alla mezz'ora è 45-85, un più 40 che spezza le gambe al Venafro e fa volare il globo. L'ultimo periodo serve alla formazione del presidente Ricci solo per amministrare il largo vantaggio. Al Venafro il parziale dell'ultimo quarto 19-12, il definitivo è 64-97. Termina qui la stagione con la gioia del Globo Esernia che ha saputo lavorare bene in questo campionato. Squadra giovane con le giuste motivazioni ed energie per affrontare il tour de force della fase post-season in campo ogni due giorni. Ribadiamo i complimenti al Venafro, squadra giovane per coach Arturo Mascio che ha ben figurato in questo campionato e ha lottato fino all'ultimo secondo per mantenere la Serie B.